Solo la Dugout. Fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte. Fino a 5.000 euro su classe A e classe B. Fino a 10.000 euro su Gli attori di Gomorra e un magistrato antimafia in cattedra per Educhiamoci la legalità. All'incontro promosso da Litis d'Orso, moderato da Giulia De Angelis e Marco Cillo, hanno partecipato alcuni protagonisti della fortunata serie TV come Carmine Monaco, sul set di Gomorra o Track, e Francesco Di Rienzo. Contro i cattivi esempi raccontati a volte dallo schermo, il sostituto procuratore della DDA di Napoli, Francesco Soviero, mentre Ferdinando Panicu, rappresentante di istituto, ha sottolineato la finalità dell'iniziativa che ha coinvolto centinaia di studenti al Country Sport. O-Track è solo una vittima, quindi non bisogna prendere spunto dal personaggio, da me, forse un ragazzo scugnizzo di strada che poi ce l'ha fatta, fra virgolette, perché comunque il percorso è ancora lungo di attore, ma non devono prendere spunto da O-Track. O-Track è solo una vittima, quindi è come dire, scusami del te, questa qui è merda, non è la nostra Napoli. Questa è una serie che racconta una piccola realtà di Napoli, ma non è Napoli, Napoli non è questa. Io abito ai quartieri spagnoli, ho visto qualche morto ammazzato, ma la città è bella ora. Insomma, Carmine, tu dici guardate Gomorra, ma non imitate i veri protagonisti. Ma credo che questo si sa, non è che glielo devo dire io. Chi lo fa... non sta bene mentalmente, non so cosa pensa, perché poi non ho mai pensato di entrare in quel mondo. Certo, è una questione molto aperta. A mio parere è opportuno e utile raccontare certe cose con i libri, gli articoli, quindi giornalisti, scrittori, quindi anche con i film e le fiction. Naturalmente non bisogna dare dei falsi modelli o comunque... bisogna stare attenti, le famiglie, le scuole, tutte le, diciamo, l'associazionismo, tutta la società civile deve fornire ai giovani anche altri modelli che sono quelli veri, che non sono certo quelli che sono portati nei film, appunto come Gomorra, tanto per citarne uno molto famoso. E comunque noi viviamo in una regione dove abbiamo problematiche di associazioni criminali e la nostra idea è di fare piccole battaglie contro di loro. È un dibattito con attori importanti, ospiti importanti come il magistrato Soviero, può essere una grande iniziativa per combattere attività criminali come questa.